se Macar, Polione, Peripole che teletarca. Qui sono al sicuro. La setta di Cosmos non colpirebbe mai all'interno della città. Bene. Dimmi di più su di loro. Subito? Almeno lasciami riprendere fiato. E dammi anche il tempo di ammirare per un po' la tua bellezza. Basta chiacchiere. Dimmi quello che sai sulla setta. Se insisti. Abbiamo sempre tenuto d'occhio la setta e ultimamente si è fatta più audace. Per le Moire. Hanno costretto mia sorella, la gran sacerdotessa, a rinchiudersi nelle sue stanze. Deve essere coinvolto un membro di alto grado se cercano di uccidere una persona così in vista. Non abbiamo a che fare con i soliti tirapiedi. Mia sorella vuole liberare Citera dalla setta e trovare i membri responsabili dei suoi problemi. Rischiare la tua vita mentre lei si nasconde. Ridicolo. Purtroppo, per Citera la sua vita conta più della mia. Per le Moire, Mistios, non posso liberare Citera da sola. Devi aiutarmi. Liberare Citera? Io non lavoro gratis. Un vero e proprio Mistios. La setta ha dei piani per il mondo greco. Grazie ai miei metodi, conosco le loro prossime mosse e dove agiranno. Immagino che queste informazioni possano esserti utili. O, se non bastassero a soddisfarti, lo farò io. Beh, è passato un po' di tempo dalla mia ultima comunione con gli dèi? E non temere. Avrai anche delle dracme per i tuoi servigi. Sei un'abile negoziatrice. Quindi, che cosa vuoi che faccia? Solo 3 semplici lavori. Innanzitutto, il mio socio al porto ha bisogno d'aiuto. Vai da lui. Cos'altro? Mia sorella pensa di aver individuato un traditore tra le nostre file. Se ha ragione, le servirà il tuo aiuto. La troverai al tempio. Infine, le lame avvelenate sono le armi delle sacerdotesse. Ma dei banditi hanno saccheggiato i nostri depositi e si sono rifugiati tra le rovine micenee. Malaka, se non è la setta, sono i banditi. Recupera le nostre fiale di veleno. Torneranno utili per combattere la setta. Dimmi, il tuo socio, dove si trova? Chiedi del capitano alla taverna del porto di Scandeia. È l'ubriacone molesto. Il tempio, dove si trova? È al posto di guardia di Afrodite, sulla collina. La gran sacerdotessa è lì, nascosta nelle sue stanze. Come faccio a raggiungere le rovine? Le rovine micenee sono a sud della città, a nord della baia di Scandeia. Le fiale di veleno saranno in una borsa, probabilmente in uno scrigno, alle rovine. Dovrai fare molta attenzione. Farò il possibile per te e Citera. Grazie, Mistios. Magari, quando sarà tutto finito, potremo rilassarci insieme. Priorità, Diona. A presto. Thank you.
È lì. Devono essere le rovine di cui parlava Diona. Meglio stare in guardia. Calúmese. Ecco la tua borsa da speziale. Con questa potremo armare tutte le sacerdotesse per la battaglia. Ottimo lavoro, Mistios. Avrei altre domande. Su di me, forse? Dimmi, il tuo socio, dove si trova? Chiedi del capitano alla taverna del porto di Scandeia. È l'ubriacone molesto. Il tempio, dove si trova? È al posto di guardia di Afrodite, sulla collina. La gran sacerdotessa è lì, nascosta nelle sue stanze. Ritornerò. Epica lumese,
Μάκαν πολιόνι με πυρίπολε και τελετάρχα, θεόν πάτερ ιδέ και ιέ, σκυπτούχε κούρε δημάτορ, βοτριόκοσμε, οδηγέ των κομών, ελθέ μάκαρ, μίστε Ιβρίων και χαριμένο σε ή, επικαλούμε σε μάκαρ πολιόνι με πυρίπολε. Mistios, mio marito! Che cosa succede? È un idiota! Questo non è un problema che posso risolvere. È un pescatore che pensava di guadagnare di più andando a caccia di linci. Ha speso tutti i nostri risparmi per un arco, non lo vedo da 3 giorni. Ti prego, Mistios, troverai quel povero idiota! Non solo troverò il tuo idiota, ma te lo riporterò. Grazie! L'hanno visto a ovest del porto di Scandeia. Fa presto! E quindi è un idiota, ma è un bravo cacciatore? Se la cavava a malapena con i pesci, Mistios. Pesciolini senza denti. E ora lo sciocco è andato a caccia di linci. Hai detto che tuo marito è andato a... La lince più grossa vive nelle grotte vicino alle rovine. Conoscendolo, è lì che è andato. Dimmi, quanto vale tuo marito per te? Tieni il suo arco. Tutta la Gora ne parlava prima che lo comprasse. Farò in modo che non lo usi mai più. Quindi è sparito da un po'. Vado a cercarlo. Lo troverai. Lo sento. Perché? Perché non sei idiota come lui. Suppongo tu sia il capitano del porto. Te l'ho detto. Pagherò quando verrò pagato. Mi manda Diona. Ha detto che ti serve aiuto. Diona? Aspetta, chi sei? Do una mano a Diona. Ha delle informazioni che mi servono. Menzogne! Scommetto che ti interessa più lei delle informazioni, vero? Solo dimmi che cosa ti serve. Eh? Credi di poter fare meglio di me? Beh, a dire il vero, sì. D'accordo. Vuoi pavoneggiarti con Diona? I militari sono una spina nel fianco, ultimamente. Hanno rinchiuso dei mercenari che le interessano nel magazzino fortificato. Diona vuole che siano liberati. Ci penso io. Ma ti costerà. Ah, se non ti farai ammazzare, ti riempirò io stesso le tasche di dracme. Affare fatto. Ma prima ho delle domande da farti. Liberare i prigionieri mi sembra illegale. Perché Diona vuole farlo? La gran sacerdotessa è paranoica e ha ordinato di rinchiudere ogni individuo sospetto. Ma questi prigionieri sono solo mercenari che si facevano gli affari loro. Raramente i mercenari si fanno gli affari loro. In ogni caso, Diona vuole il loro aiuto contro i suoi nemici. E fammi indovinare, gli unici soldati di cui si fida sono quelli che può comprare con le dracme. Esatto, e
E ovviamente si fida anche di me. Hai un rapporto speciale con Yona. Sono il suo amante. E sarò io ad aiutarla a sbarazzarsi dei suoi nemici. Gliel'ho promesso in cambio di... Perché te lo sto dicendo? Non mi interessa che rapporto credi di avere con lei. Ti sta solo usando. Sono io il suo vero amore. Va bene. Continua pure a ripetertelo. Ho abbastanza informazioni. È meglio se prepari le mie dracme. Torna quando avrai finito. Se non ti avranno fatto a pezzi. Trovato. Eccolo là. Ecco, è laggiù. Non ho fatto niente di male.